Grande Fratello VIP, sondaggi finalista 6 marzo, torna in testa e supera Oriana. Chi sarà il primo finalista del Grande Fratello VIP nel corso della puntata di lunedì 6 marzo 2023? L'appuntamento con il reality show condotto da Alfonso Signorini si avvia verso le battute conclusive di questa edizione. Al centro dell'attenzione, ci sarà il risultato del televoto di questa nuova puntata. I riflettori sono concentrati sulle scelte del pubblico sovrano che avrà il compito di decretare il nome del primo concorrente che potrà accedere alla finalissima di quest'anno. Intanto, però, i sondaggi social e web permettono già di farsi un'idea su quello che potrebbe succedere nel corso di questa puntata. Nel dettaglio, l'appuntamento con il Grande Fratello VIP di lunedì 6 marzo sarà caratterizzato dalla proclamazione del primo finalista di questa 7ª edizione del reality show Mediaset. Dopo ben 6 mesi dall'inizio della trasmissione, il pubblico da casa potrà eleggere il nome del primo concorrente che intende portare alla finalissima di questa 7ª edizione, la cui messa in onda è prevista il 3 aprile su Canale 5. 7 i concorrenti che si stanno giocando il tutto per tutto al televoto: Antonella, Nikita, Oriana, Edoardo Tavassi, Nicole, Andrea e Davide. Uno di loro potrà conquistare l'ambito posto alla finalissima di questa edizione. In queste ore, i risultati del sondaggio realizzato da Reality House vede in testa Antonella Fiordelisi. La giovane influencer, protagonista di una tormentata storia d'amore con Edoardo Donna Maria, domina i sondaggi per la puntata del 6 marzo con il 28% delle preferenze, seguita in seconda posizione da Nikita con il 27% e da Oriana con il 25%. Le quotazioni di Edoardo Tavassi, invece, continuano ad essere deludenti nei sondaggi. Il fratello di Guendalina si ferma al 15% dei voti a suo favore. Questo risultato potrebbe essere condizionato dalla dura sfuriata di Sonia nei confronti del concorrente, avvenuta durante l'ultima puntata serale del GF VIP su Canale 5. In attesa di scoprire il nome del primo finalista ufficiale di questo Grande Fratello VIP 7 che sarà proclamato il 6 marzo su Canale 5. È confermato il cambio programmazione per il reality show Mediaset in prime time. Con l'avvicinarsi delle ultime puntate di questa stagione, il palinsesto del reality show condotto da Alfonso Signorini subirà delle modifiche. La doppia puntata serale, infatti, non sarà più trasmessa su Canale 5, il reality show andrà in onda con un unico appuntamento settimanale, quello del lunedì sera. Il cambio programmazione per il GF VIP prenderà il via dal 20 marzo in poi, da quella settimana. Infatti, sarà sospesa la doppia puntata in prime time e si andrà avanti con l'appuntamento singolo.